Buon pomeriggio, family. Oggi vi voglio far vedere un cambiamento che è stato fatto in casa. Su Instagram l'avete visto perché ho messo il sondaggio e poi vi ho fatto vedere il risultato finale. E ora ho detto vabbè, ora faccio vedere anche a popolo di YouTube, alla mia famiglia di YouTube. Siete pronti? Ta-da! Dove sei andata a finire la scrivania? Oh, ho tolto la scrivania. Dove sarà? Allora, ultimamente con la scrivania qua in cucina, la cucina mi sembrava più stretta. Stamattina parlando con mio marito ho detto amore, la scrivania in cucina non la vedo più tanto per l'attuale, la vedo poco troppo stretta la cucina. Non mi piace più, la vorrei mettere un'altra parte. Ha fatto lui, ok, proviamo. Ho detto aspetta, ora faccio prima un mini sondaggino su Instagram e vedono cosa mi dicono. E tutti, la maggior parte, anzi, no, una sola o due, hanno votato di no, ma la maggior parte hanno votato dove io la volevo mettere e così è stato, per cui la scrivania l'ho tolta. Sì, c'è la mia Sanemma perché io la passo tutti i giorni e poi il modem l'abbiamo attaccato qua perché l'unica parte dove poteva stare, perché lì ho la presa del telefono e qui ho la presa della corrente, per cui l'unica parte dove poteva stare il modem è la Qua. scrivania. Ta-da! Sta in camera e la trovo veramente molto bene come ci sta, mi piace tantissimo. Vabbè, il quadro, questo qua di Paperino, vabbè, ma ci sta l'effetto della veneziana, ma questo quadro qua di Paperino ha tratto e buttato perché non mi piace più. Il divano poi l'ho spostato un pochino più qua perché stava quasi attaccato al termosifone, per cui l'ho spostato un pochino più verso qua il divano e sta benissimo. La vedo così più spaziosa, la vedo la cucina, la vedo veramente che ha più spazio e più aria, diciamo. Sono venuti i tecnici del condizionatore, infatti ora vi faccio vedere che ho qui la ricevuta che mi hanno rilasciato loro, certo che sono venuti e l'hanno visto e sistemato. Il problema che mi dava il condizionatore, come vi dissi in un vlog, era che mi saltava in continuazione il salvavita. Ora loro l'hanno pulito, l'hanno fatto, l'hanno acceso, più di mezz'ora, tre quarti d'ora. Non è saltato salvavite, per cui problema risolto. Sempre conciando le dita. E dicono che il problema era che si era ossidato contatto
ossitati, pulizia di chiavi. No, family. Allora, stamattina sono cenopera, vabbè che sono le 4:10. Ho fatto la camera da letto con tutta la porta. La porta dei postiglio. Inoltre mi sono pulita la cameretta con la porta. Come vedete lì c'è il mocio. Perché a casa, non lo so, è una cosa che detto piscolocicamente, non lo so. Appena viene qualcuno in casa con gli scarpe, che come ieri sono venuti i tecnici, non potevo dire toglietevi le scarpe. Per cui come viene qualcuno in casa con le scarpe, io il giorno dopo automaticamente ci devo lavare con il mocio per disinfettare, per pulire, non lo so, è una cosa diciamo psicologicamente, non ve lo so spiegare. Comunque automaticamente io il giorno dopo ci devo lavare con il mocio. Però vi volevo dire una cosa, scusatemi perché lo devo lavare. Ho voluto fare una prova con il panno in microfibra della Vileta. Questi qua, che 4 panni microfibra allo supermercato mi sembra che lo pagai 2 euro e qualcosa, 1 euro e qualcosa. Ho voluto fare la prova di pulire con questo e con il guasalegno. Vi devo dire la verità, le porte mi sono piaciute tantissimo come sono venute le porte, e mi piace anche come sono come è venuta pulita la camera da letto. Veramente mi piace tanto come sono venuti puliti con il panno e microfibra, per cui io proverò la prossima volta a pulire di nuovo con il panno e microfibra, e vi saprò dire a 100% come mi sono trovata. Poi sono già stanca, raga, sono già stanca, perché sto in quel periodo del mese di tutte noi donne, cioè il ciclo, e non sono in forma al 1000 per 1000. Poi pulettomi pure 3 porte, wow, mi sono proprio... Devo stendere una lavatrice, ne devo fare un'altra, per cui le cose da fare ci stanno. Infatti ora mi metto il caffè e poi mi metto in moto per finire di pulirmi il bagno, il cresso e cucina. Siamo appena tornati da fare la spesa, io mi sono cambiata. Perché uno, Lara è appuffagnata e fa un catto che non vi dico. Poi quando vado a fare la spesa, come torno a casa, così mi voglio togliere quei panni che mi sono messa per andare a fare la spesa e metterli a lavare. Per cui come vengo a casa, così mi devo cambiare. Allora, siamo andati da Eurospin e ho preso il mais mais perché sento che è iniziata, come vi dicevo, la stagione estiva, è iniziata la stagione delle salate di riso, per cui il mais è obbligo. Tonno questo qua che metto sempre, non pese
3 confessioni. Look at it, look at it. Poi la pannaccia succhiata da montare. Aspettate un attimo che la metto subito in frigo. Per quello che mi serve deve essere bella fredda. Poi un misto di salumi misti. Costava l'offerta su questi salumi qua 1 euro. Abbiamo preso la mortadella, il salame Milano, il bacon. Ah, Penny. Oh, chi è? Il salame ungherese e il prosciutto crudo. E ho preso la presaola per me. Poi zucchero di canna. Un chilo di pomodori. Pomodorini ciliccini, che sarà 1,99 euro. Poi la bevanda di riso per me. Che c'è? Manca qualcosa? Poi 4, sono 4 confezioni di Rustel in piena formaggio, sempre per l'insalata di riso. Una, sì. 2 buste di latte per mio marito. Che c'è? Una per una, sì. Mascarpone, perché dobbiamo fare una cosa. Che cosa dobbiamo fare? Scusi? Scusi? Dobbiamo fare la torta di fragole. Già l'abbiamo collaudata, è buona. Ora dobbiamo rifare, così vi fa la ricetta pure a voi. Vi fa vedere la ricetta. Ce la tenete in mano? Il mascarpone e panna con le fragole, si balla poi con quella granella di biscotti che viene tipo sotto, è tipo è un semifreddo comunque, eh? Io ho già detto che cos'è, semifreddo a fragole, eh? Panna e fragole, diciamo tipo una sbriciolata, panna e fragole, eh? Tipo una sbriciolata, però è solo sotto biscotti. I biscotti, cioè, dice proprio, ah, poi esco pazzo, panna e fragole esco pazzo. Questi che ne parla ma fa? Poi abbiamo preso 2 confezioni di gelato che stavano a 1 euro, se cioccolata bianca che diciamo classico, e poi 1,25 euro la simil piannetta, che a noi ci piace tantissimo. Poi le fragole per quella ricettina che vi ha detto, vabbè, carta igienica. Ho preso la balle, caffè motta e una bottiglia d'acqua che stava già finendo. Poi ciampo questo qua di Garnier Fructis, complemento di caduta di Fof. Vediamo com'è. Scassatore universale della Quasar, finalmente l'ho trovato, così lo provo. Poi Scottex, il mio amato Scottex Wow 2,50. E poi udite, udite,
mi sono presa la tinta perché mi voglio fare il colore. Lo so, mo dite che copio, dite quello che volete voi, ma ora come ora molti youtuber si stanno facendo la tinta in casa. Io me la sono sempre fatta, non lo so se è aperto oppure no il pentitore per i parrucchieri, per cui mi sono presa questa Natural Color Cream, questa qua, il colore è nero blu, perché io comunque me la sono sempre fatta io con la bottiglia dell'ossigeno e il barattolo tintinture, però non lo so se aperto oppure no, per cui mi sono presa questa qui e nei prossimi giorni la tema a fare. Ora sistemo la spesa e poi ci accendiamo.